vogliamo. E poi la bendita eucaristica, su cui abbiamo anche la reliquia nostra della Beata Elisabetta Renzi, possiamo anche dopo la benedizione eucaristica, la riposizione, anche fare il bacio della reliquia. Magari si potrà fare anche un canto dedicato anche all'altare di Renzi. Alcune indicazioni di rotta mi sembra opportuno sottolineare: fedeltà al gruppo a cui si appartiene, coraggio di allargare sempre la proposta anche a costo di ritrovarsi dei rifiuti o delle giustificazioni, coraggio di testimoniare la fede, riconoscere con umiltà i propri limiti, collaborazione delle attività della parrocchia nel campo della carità, come fu il carisma anche della Beata Renzi, special modo per l'educazione sua verso i giovani provenienti dalle famiglie povere, passione per la catechesi, e quindi impegni che poi, penso già diversi, portino avanti nelle loro comunità parrocchiali. L'attenzione alle missioni, anche il fatto che l'ordine delle suore del Dio ora si sia diffuso grazie proprio alla Beata Elisabetta anche in altri paesi del mondo, da diversi anni, quindi anche un'attenzione alle missioni estere, senza dimenticare però che forse la missione più difficile adesso sta diventando qui da noi nel mondo in cui siamo, viviamo nel nostro occidente. Sembrerebbero scontate queste indicazioni, ma in realtà non lo sono, perché il Signore credo che si riproponga sempre con nuove opportunità, pur essendo gli obiettivi da raggiungere sempre gli stessi. Cambia i contesti, cambia la cultura, cambia il modo di vivere della gente. I riferimenti al Vangelo di questa domenica di Cristo Re, cui ci vengono messe di fronte le cosiddette opere di misericordia o il Vangelo della carità, contenuti in Matteo, l'affamato, l'assetato, il nudo, il malato, lo straniero, il carcerato, sono le diverse forme in cui oggi il Signore vuole essere riconosciuto, accolto e amato. Se io non lo riconosco in queste condizioni, posso dire di avere fede in Dio, posso per lo più accettare di cercarlo e di non essere riuscito ancora a incontrarlo. Alla fine dei nostri giorni, comunque, il giudizio sulla nostra singola persona sarà stabilito da Dio in base all'amore che avremo dimostrato verso il nostro prossimo, e non si discute.